Piazza Dante è uno dei salottini, dei salotti di Dorno. Siamo col sindaco Maria Rosa Chiesa. Io dicevo nella parte di apertura della nostra trasmissione che Dorno è importante sotto il profilo industriale, sotto il profilo anche agricolo, valorizzato un importante prodotto che è la zucca. Insomma, è una realtà che davvero ha tanto da offrire. Sì, buongiorno. Innanzitutto grazie per essere venuti a Dorno a scoprire un po' il nostro paese. Dorno è un paese vivibile, secondo me, si sta abbastanza bene, siamo una comunità anche fortunata perché abbiamo una bella realtà lavorativa. Dorno è un paese, vabbè, prettamente agricolo, ma come lei prima ha accennato abbiamo due grandi realtà industriali che anche nel periodo di crisi nazionale ha tenuto e ha dato lavoro sempre a, non solo ai dornesi ma anche ai cittadini del territorio. Poi vabbè, è un paese più che altro agricolo, intorno a noi ci sono le campagne coltivate a riso, a mais, che poi magari avrete modo di vedere. È un paese dove c'è molto associazionismo e quindi ci sono molte attività durante l'anno, attività ricreative, culturali, e poi ovviamente abbiamo la nostra Proloco che ha portato il nostro prodotto tipico che è la zucca bertanina a livelli abbastanza importanti. Ecco, direi che in questi ultimi anni questa sagra ha raggiunto un eco notevole. Speriamo che anche quest'anno sia una bellissima festa. Abbiamo altri momenti comunque, abbiamo la festa di Sant'Anna che sarà a luglio, abbiamo altri momenti in paese dove cerchiamo di vivacizzare in qualche modo la nostra vita di paese. Noi come amministrazione ci siamo sempre posti come obiettivo di essere vicini alle persone, vicino alla gente, e ci siamo così dati da fare proprio per cercare di portare il nostro contributo proprio pratico laddove ci sono delle criticità, ecco, nelle persone. Abbiamo istituito lo sportello lavoro insieme ad altri 7 paesi. Abbiamo aperto lo sportello del consumatore per dare la possibilità ai cittadini che abbiano delle difficoltà con bollette, fatture, con cambi di gestori, per dare loro una mano. È chiaro che comunque, diciamo, non è che il paese sia perfetto, abbiamo anche noi i nostri problemi, però contenuti. E Dorno, come altri paesi, soffre di questa criticità finanziaria. Però vabbè, insomma, tutto sommato, nonostante le finanze così ristrette, in questi anni abbiamo cercato di adoperarci al meglio. Abbiamo, sempre per ottimizzare i servizi, abbiamo anche 2 anni fa costruito il punto ristoro, il punto cucina per la mensa delle scuole, e questo si trova alla scuola materna. Ecco, riguardo ai servizi scolastici devo dire che Dorno è ben fornito, si va dall'asilo nido comunale, si va poi alla scuola media inferiore. Sono realtà scolastiche veramente
belle, lo dico, forse certo, con cognizione di causa, essendo io insegnante elementare, ecco, devo dire che i servizi anche di prescuola, post-scuola, mensa, sono servizi che vengono offerti ai cittadini da sempre. Io come sindaco non posso altro che essere, diciamo, contenta di come vanno le cose, di come stanno andando le cose in paese. Si può migliorare, siamo qui tutti per migliorare. Guardi, soprattutto devo dire una cosa, che negli ultimi anni Dorno ha avuto un incremento di popolazione venuta dal milanese, da Milano, che hanno visto in Dorno il loro paese dove abitare. Ha la fortuna Dorno di essere in una collocazione strategica, perché è vicino all'autostrada, quindi in poco tempo si va a Milano, è vicino a Pavia, tutto sommato, poi Vigevano, Mortara. L'unica cosa, ecco, che c'è bisogno di migliorare, e cercheremo di essere vicini ai cittadini anche in questa battaglia, è il servizio pubblico, perché purtroppo, diciamo, il servizio corriere, di pullman, penalizza un pochino il nostro paese con le varie corse, così, e cercheremo, insomma, di portare a casa qualche riscontro positivo riguardo a questo problema. Posso dirle di Dorno, io amo questo paese. Si vede, si vede, so, si illuminano gli occhi, sindaco, quando parla non lo so di cosa Dorno. Altro a questo dire. Punto. Guardi, partiamo nel nostro partiamo, tour, mi accompagna? Io l'accompagno, vi porto dove, insomma, dove voi volete andare, in paese, fuori paese, e vi farò conoscere alcune realtà veramente belle di Dorno. Andiamo! Andiamo! Eccoci nella sede della Proloco di Dorno, della famosa Proloco di Dorno, tanto decantata anche dal sindaco nella parte iniziale della nostra trasmissione, ed è famosa soprattutto perché siete riusciti negli anni a valorizzare un prodotto unico, che è la zucca bertagnina. Sì, noi come Proloco ci siamo dati l'obiettivo di valorizzare un prodotto tipico che era andato negli anni un po' perso, che è la zucca bertagnina. Ora non è stagione, quindi non ho fisicamente qua da farvela vedere, però è molto particolare sia per la forma che per il colore. Ricorda un po' quella del piacentino, ma con il gusto è molto molto meglio la nostra. Sono un po' di parte, lo so, ma la nostra ha, diciamo, anche una possibilità di utilizzo variegata dal dolce al salato che le altre zucche non hanno. Quindi noi abbiamo deciso di puntare, farlo diventare, diciamo, un valore in più del paese, riscoprendo anche una tradizione che i nostri nonni portavano avanti, ma poi si è persa negli anni. Noi quest'anno faremo la 15ª edizione della Sagra della Zucca Bertagnina, la seconda domenica di ottobre, vi aspettiamo naturalmente, e dove potete trovare, oltre alla zucca, anche prodotti della zona, dei nostri agricoltori locali, ma anche delle zone limitrofe, perché è anche giusto dare dimostrazione che Dorno, come tutta la Lomellina e tutta la provincia di Pavia, ha tanto da dare per tutto e in tutto. Marta, tu hai citato, ovviamente, hai detto soprattutto che non è il periodo, perché ovviamente la zucca è un prodotto autunnale, ricordiamolo. Però qui sei riuscita a trovare qualcosa di buono, e quindi spiegaci, partiamo da là in fondo, che cosa c'è? Allora, principalmente noi facciamo la marmellata e la crema per il risotto, perché la zucca, comunque, le nostre signore un po' avanti con l'età ci dicevano sempre ma faccio fatica a tagliarla, allora abbiamo creato questa crema di risotto per così facilitare anche durante fuori l'anno, fuori stagione, il suo utilizzo. E da lì siamo partiti a fare tutta una serie di prodotti che potete vedere, dall'agrodolce, la mostarda, il chutney, l'hummus di zucca, ma anche biscotti fatti con la farina di zucca che lo fa il nostro panettiere Casa Crotti qua di Dorno, la birra alla zucca, un tentativo di pasta alla zucca che abbiamo visto che è piaciuto, quindi stiamo ponderando l'idea di continuare anche questa produzione, ma anche dolci, qui è un esempio di torta fatta con crema di zucca e gocce di cioccolato che ce la realizza la nuova pasticceria di Dorno, la bottega di Oven, che come vedete fa anche tutti i nostri prodotti in vasetto. Quindi diamo con la zucca anche possibilità anche ai negozi di Dorno di dare un input in più a questo prodotto che, come dicevo, noi amiamo moltissimo.
soprattutto lo amano i grandi buongustai, Marta. Io ti saluto, ovviamente viva la Proloco di Dorno. Viva la zucca vertagnina. Calendario, che l'appuntamento con la sagra è la seconda domenica di ottobre. Segniamocelo. Dorno sì, ha un cuore storico importante, ma anche tanta natura e tante cose particolari anche sotto il profilo ambientale. Certo, infatti possiamo connotare il territorio del comune di Dorno come realtà urbana con un centro storico che pur avendo testimonianze che sono rimaste un po' parzializzate dalle modifiche avvenute sia nel Medioevo che poi nel 6-700 e nell'Ottocento, comunque presenta ancora delle situazioni interessanti. Diciamo che il centro storico è connotato in modo particolare dalle tre piazze, la piazza San Rocco, la piazza Bonacossa e la piazza Dante. Il nucleo storico, come si può vedere anche dalla foto satellitare, ha mantenuto l'impronta medievale, no? con le strade che si sviluppano in circonferenza attorno a quello che era la realtà del castello, e poi ci sono i quartieri più recenti degli anni 80 e degli anni 90 e 2000, dove si sono insediati anche alcune persone venute da fuori. E poi abbiamo due realtà naturalistiche di pregio, che sono il Terdoppio, il torrente Terdoppio, e i Dossi. Il torrente Terdoppio, soprattutto in comune di Dorno, si sviluppa il suo corso dentro a un paleoalveo che è costituito da terreno sabbioso, quindi il corso d'acqua, soprattutto in occasione delle piene, si costruisce dei percorsi erodendo, e quindi si formano dei meandri tipici di questa zona qui. L'altro aspetto riguarda i dossi sono delle formazioni, dei rilevati rispetto al piano campagna, dei rilevati di qualche metro di sabbia. Il terreno è tutto sabbioso qui da noi, anche se poi sui campi si formano gli strati di coltivo, e pare che si siano formati in tempi preistorici per effetto del vento. Sono delle formazioni eoliche, e questi dossi oggi ospitano un tessuto boschivo interessante. Nel passato, quindi troviamo delle tracce nel 600, nel 700, hanno ospitato dei veri e propri quartieri di vigne. Nel passato pare che anche i romani apprezzassero molto il vino prodotto in Lomellina, no? Saporiamo adesso il vero sapore della storia contadina della Lomellina e di Dorno in particolare. Siamo nella Cascina Laboranti. Lorenzo, che è il titolare di questo bellissimo posto, immerso tra le risaie, ci sono delle opere d'arte ormai passate, che sono dei vecchi trattori, una tua collezione? Sì, esatto, una mia collezione privata. Io sono appassionato dell'agricoltura, soprattutto quella di una volta. Ecco, allora sto collezionando, e spero di collezionarne ancora, ecco, mezzi agricoli vecchi di ogni tipo,
e per poi spiegare e far vedere un po' quello che era la nostra storia, le nostre tradizioni, ecco. E cominciamo con questi trattori che, ecco, il più giovane ha la mia età, quindi ne ha 51, il più giovane, per poi arrivare a un trattore molto più vecchio che ne ha circa 90, questo qui ne ha anche lui circa 70. E sono trattori che non vengono usati normalmente in campagna, li usiamo qua in azienda e li usiamo per far vedere queste, insomma, la nostra attività, ecco, del passato. Ecco, quindi... Lorenzo, andiamo a capire invece qualche altra tua peculiarità che hai solo tu e che hai ristrutturato, hai sistemato con tanta passione. Ed eccola una delle tante tue chicche, una storica trebbia che hai sistemato ed è funzionante, presumo. Esattamente, questa è una trebbia che risale ai primi del secolo, è marciante e funzionante. Ecco, io ho cambiato semplicemente queste cinghie perché le originali erano in cuoio e si sono rotte, allora io le ho cambiate. E esattamente, trebbia proprio il mais, come si faceva, insomma, 50 anni fa, 60 anni fa. E cioè praticamente con le pannocchie entrano da questa parte e questa macchina ha proprio lo scopo di separare quello che è la granella dal cartoccio e dal tutolo, insomma dal gravigiano, come si dice nel nostro dialetto, ed è bello far vedere anche perché, insomma, ormai di questi macchinari non esistono più. È la mamma delle nuove mietitrebbie, questa è proprio la mamma delle nuove mietitrebbie, perché il meccanismo è uguale, è identico. Lorenzo, alle nostre spalle che cosa c'è? Questa è la storia. Allora, questo è un essiccatoio denominato essiccatoio a padelle. È l'unico rimasto nella nostra zona, nella nostra lomellina. Ecco, è marciante e funzionante perché io l'ho ristrutturato. Anche qua, come potete vedere, ho sostituito le cinghie perché erano in cuoio e ora ci sono queste qui più nuove per poterlo fare funzionare. Questo, anche questo qui, è il nonno dei nuovi essiccatoi. Cioè, praticamente, c'è ancora l'alimentazione che era a legna, un'alimentazione a legna che oggi ormai non si usa più. E la particolarità è che qui, insomma, chi lavorava qui vicino era tutto ancora manuale. Quindi praticamente il prodotto, il riso, il mais, viene portato su quella soletta che a sua volta viene messo in questi piani chiamati appunto padelle, ecco perché è il nome di essiccatoio padelle, che a sua volta poi verrà essiccato, grazie al nostro fuoco a legna, ecco, e poi verrà pulito da un pulitore, sempre fa parte di questo essiccatoio, per arrivare al prodotto finale. Lorenzo, se non sbaglio, qua c'è una tua creazione nel vero senso della parola, però che si basa su delle macine di un tempo. Esattamente, guarda, questa è una macina a pietra. Allora, io sono partito da queste due pietre che posso dirti che hanno anche loro intorno ai 100 anni, perché erano di un vecchio mulino che esisteva qui ad Orno, ecco, storico, perché queste, insomma, gli abitanti di Dorno si servivano dal proprietario di questo mulino, di queste pietre, per poter fare la farina. Io le ho recuperate, le ho risistemate, ho creato questa struttura, insomma, cercando di capire un po' com'era il funzionamento dei vecchi mulini, e così facendo abbiamo fatto la farina. Quindi io sono ancora in grado di fare la farina come si faceva allora, con le macine a pietra. Come hai detto, insomma, nella tua cascina il tempo si è fermato, e ovviamente questa grande tradizione agricola cerchi di tramandarla anche alle nuove generazioni con un'importante associazione che è l'Associazione Culturale Paolo Laborante. Esatto, io tutti gli anni invito le scuole del mio paese, e estenderemo poi l'invito anche ai paesi limitrofi, perché io ho proprio l'intenzione di far conoscere questo percorso storico ai bambini delle scuole, perché purtroppo queste cose nei libri di storia non si studiano. Allora, da quest'anno abbiamo fatto un passo in più, ci siamo migliorati, e cioè praticamente oltre a far vedere proprio e far lavorare i ragazzi come si faceva una volta, nella vita dei cascini si faceva una volta, abbiamo redatto questo libricino, ecco, che spiega in poche parole cosa facciamo noi qui in cascina. Grazie alla mia amica Simona, ecco, che è una dottoressa e una biologa, ecco, ci ha aiutato parecchio nel fare questo libricino, e abbiamo riscontrato un grande successo, perché i bambini curiositi, ecco, vedevamo che lo sfogliavano e, insomma, erano interessati, e, insomma, ritengo che sia sempre una bella cosa, ecco, perché poi, oltre, ecco, a vederlo coi propri occhi, hanno un documento in mano, ecco, che permette di ricordarsi un domani di cosa hanno visto. Ecco, questo, ci tengo a dire che questo libricino, grazie anche alla dottoressa Simona, è stato redatto con la collaborazione dell'Associazione Paolo Laboranti, dove io sono il presidente. Paolo Laboranti è mio cugino che è venuto a mancare qualche anno fa, e lo ricordiamo così, e lo vogliamo ricordare così. Simona, i ragazzi, i bambini recepiscono le nostre tradizioni, la territorialità, recepiscono, diciamo così, quello che il mondo contadino è stato?
Sì, sono dimostrati attenti, rispondevano alle domande attivamente, con partecipazione. Poi Lorenzo, con la sua passione, la sua grande capacità di trasmettere la sua passione, ha saputo tenere vispa la loro attenzione, ha saputo tenerli attenti e è sembrato, insomma, che alla fine della giornata si siano portati qualcosa a casa. Bene, insomma, dalla cascina di Lorenzo vi salutiamo per questo momento, dove abbiamo davvero respirato la storia del nostro passato. Ti ringraziamo, continua così a tramandare queste importanti tradizioni agricole. Raccontiamo ora la storia agricola di oggi, che è quella della zucca bertagnina di Dorno, una coltivazione unica che c'è solo qua, una coltivazione che ha fatto di Dorno una delle capitali di questo prodotto della terra. Roberto, tu sei un produttore di zucca bertagnina da chissà quanto tempo. Sì, da ragazzo, che era i miei genitori che l'avevano, da davanti noi, ecco. Quindi una trentina d'anni più o meno, 40? Sì, più o meno. Ecco, questa zucca bertagnina addirittura Dorno gli dedica una sagra, ma in cucina con cosa la cuciniamo? Ma fanno le torte, risotti, minestroni, la trovano in tante maniere, con marmellate. Quindi è un prodotto che si presta a diverse sfaccettature. Sì, adesso presta tanti roba. Matteo è la nuova generazione, abbiamo visto prima il papà, oggi c'è Matteo. Qui nei campi dietro di noi c'è una grande distesa di piantagione di zucca bertagnina. Matteo, questa zucca, tuo papà ha spiegato già un po' la caratteristica, dove si utilizza in cucina, ma noi siamo curiosi anche di capire come si coltiva. La coltivazione avviene con semine tra aprile e maggio, quest'anno in particolare a maggio a causa delle condizioni climatiche, e si adatta molto bene ai nostri terreni, che sono leggeri perché non ha bisogno di moltissima acqua, quindi si adatta ai terreni sabbiosi con scarsa irrigazione. E infatti può essere effettuata in due modi la coltivazione: o la vecchia maniera, facendo semplicemente un buco nel terreno e poi intervenendo con irrigazioni, con la botte, diciamo, portando acqua, o se no con la pacciamatura di tipo plastico o naturale, con l'irrigazione a goccia, che praticamente non fa crescere gli infestanti e serve a porzionare in maniera migliore l'acqua. E la zucca bertagnina, diciamo che può essere raccolta, raggiunge la massima maturazione a ottobre, infatti la sagra è la seconda domenica di ottobre. E una volta raccolta poi resiste anche fino al marzo, se conservata bene in un luogo fresco, asciutto, tipo una cantina su un asse di legno, e si conserva per mesi, e dal quale poi si possono recuperare anche i semi che noi appunto ripiantiamo, perché vabbè, se li selezioniamo noi. Certo, io ho una curiosità, Matteo, però magari è un luogo comune che si dice, ma è vero che zucca bertagnina arriva da Barteux, Bartogne, insomma se noi la giriamo assomiglia al classico cappello da prete? Sì, diciamo che in origine il detto sembra, dice Barteux, bertagnina, perché sembra il cappello da prete se rigirato, in effetti. Sì, sono quelle tradizioni paesane, un po' quei modi di dire, insomma. Ma vi abbiamo anche svelato, amici, oggi questo aneddoto storico legato alla zucca. Ovviamente dietro di noi Matteo continuerà il suo lavoro, gli facciamo tanti auguri e soprattutto siamo contenti che è una nuova generazione al servizio dell'agricoltura per portare avanti un'importante tradizione che è quella agricola legata alla zucca. Bravissimo. Un'altra importante realtà che insiste sul territorio di Dorno è la Disana Illuminazione, storica azienda che si occupa di lampade, come si suol dire. Un'azienda storica, l'ho definita in tutti i sensi.
Esatto, buongiorno, piacere, sono Davide Bigi, ufficio personale Design e Illuminazione. Lei ha parlato bene perché siamo storici in quanto siamo presenti sul territorio di Pavia dal 1978, per cui festeggiamo quest'anno i 40 anni di presenza sul territorio. Ecco, il vostro core business, io l'ho definito, sono le lampade, però entriamo magari un po' più nel particolare, nel dettaglio, sono stato talmente generico. Sì, la nostra produzione è veramente vasta, se voi aveste modo di vedere i nostri cataloghi sono proprio dei libroni, delle enciclopedie. Noi produciamo sistemi di illuminazione specifici per l'ambito industriale, per l'ambito stradale e anche per l'ambito stadi, ad esempio. Il Camp Nou di Barcellona è illuminato da prodotti Design Illuminazione, per cui Dorno illumina i grandi campioni che tutti i mercoledì ci fanno divertire sui campi della Champions League. Il vostro mercato qual è? Prevalentemente italiano e, da quello che ho capito, ovviamente anche estero, quindi inseriamo un po' la Design a livello internazionale. Certamente, Design Illuminazione ha il proprio core business, ha il proprio mercato di riferimento nel mercato nazionale, dove siamo uno dei più grandi operatori sul settore, ma vendiamo anche all'estero, per cui in tutta Europa, in Francia, in Spagna e anche nel Medio Oriente e in Asia. Come dipendenti siamo una realtà che adesso solo su Dorno, come dipendenti di questo stabilimento, ha circa 360 dipendenti. Ecco, voi siete anche un bacino di lavoro per l'intero territorio, se non sbaglio. Sì, sicuramente abbiamo tante aziende che collaborano con noi nel territorio e anche nelle zone limitrofe. Dorno, zona ovviamente prettamente agricola, si coltiva ovviamente riso che è la principale coltura. Qui scopriamo una tipologia diversa di coltivazione di riso, ad acqua e a secco alle mie spalle. Serafino, due modi di coltivare il riso differenti, ma il risultato ovviamente è sempre quello, un prodotto d'eccellenza. Esatto, un prodotto di eccellenza e di qualità. Sì, queste sono due tecniche che si sono evolute nel tempo. Il riso è sempre stato considerato una cultura che, come si diceva da noi in campagna, nasceva nell'acqua e moriva nell'acqua. Le tecniche poi sono state affinate ed oggi, come potete vedere, abbiamo sia la coltivazione, quindi la semina in acqua, e la semina in asciutto. La semina in asciutto è una modalità che dà degli aspetti pratici, in quanto c'è un minor utilizzo di acqua, risorsa fondamentale, e una miglior precisione nel quantitativo, nella distribuzione della semina. Ovviamente quello che è il risultato è sempre il medesimo, un riso che, come il nostro, di qualità e di eccellenza a livello mondiale. Specialmente la nostra zona, la Lomellina, prettamente risicola, è sicuramente il prodotto migliore che possiamo avere a livello mondiale. Tu da quanti anni che coltivi riso? Io che coltivo riso sono circa 40 anni. E l'azienda che dirigo fa parte di tre aziende per un totale complessivo di circa 400 ettari di coltivazione a riso. Dorno è anche una importante realtà sportiva e la dimostrazione è questo campo da cross gestito dal motocross Dorno. Manuel, da voi vengono atleti e soprattutto motociclisti da gran parte del nord Italia. Sì, in particolare noi lavoriamo soprattutto con gli stranieri. Il nostro target, il 60% sono stranieri, quindi Svizzera, Francia, Germania e poi tanti italiani ovviamente. Diventate un punto di riferimento per il motocross a livello nazionale. Sì, esatto, affluiscono molti appassionati.
Ecco, qui uno volendo può venire anche un turista, un appassionato, può anche non correre in moto, ma però stare qua a vedere ovviamente i campioni a girare. Sì, sì, certo, vengono molti perché la nostra pista è molto rinomata, quindi vengono molti personaggi famosi nel mondo del motocross e oltretutto vengono molti, molti ragazzi che vogliono anche iniziare, perché noi abbiamo anche il noleggio delle moto che abbiamo inventato tra virgolette noi perché non esiste. E quindi vengono molti anche ragazzi che vogliono iniziare e approcciare a questo sport. Raccontiamo adesso una delle storie industriali più belle del territorio lomellino e provinciale, quella della Ghibli e Virbel, una realtà storica consolidata sul territorio. Dottore, se non sbaglio quest'anno è l'anno del 50° anniversario. Sì, l'azienda è stata fondata nel 1968 e quest'anno compie 50 anni di attività. Diciamo che la storia dell'azienda è sempre radicata qua nel territorio di Dorno, ha visto nei suoi ultimi anni uno sviluppo nel 2005 quando è diventata parte del gruppo imprenditoriale Riello, di Riello Industries, e ha visto in questa occasione l'ulteriore sviluppo con l'acquisizione della Virbel, fondando questa nuova società Ghibli & Virbel, che è un'azienda riconosciuta tra i leader a livello mondiale per la produzione del cleaning professionale. I nostri prodotti sono progettati interamente qua a Dorno e prodotti tutti all'interno di questo stabilimento. Lo stabilimento è una realtà che occupa una superficie di oltre 40.000 metri quadri con 27.000 metri quadri coperti. Abbiamo più di 6-7 linee di produzione in cui produciamo oltre 200.000 apparecchi l'anno che vengono esportati in tutto il mondo. Il 75% della nostra produzione va al di fuori dell'Italia. E raggiungiamo l'Australia, Giappone, Nuova Zelanda, America, Sud America, quindi abbiamo proprio una diffusione mondiale. I nostri prodotti si differenziano in tre famiglie, sono le lavapavimenti, che sono attrezzature industriali per pulire le superfici, gli aspirapolveri, che sono l'origine dell'azienda fondata nel 1968, e le monospazzole, che sono delle macchine particolari che servono per trattare le superfici in modo più o meno pesante, che sono un'eredità acquisita con l'acquisizione dell'azienda Virbel, che è avvenuta nel 2005. Siamo arrivati al nostro momento enogastronomico della giornata, siamo al ristorante Girasoli di Dorno con tante specialità ovviamente a base di zucca Bertagnina, abbiamo scoperto che qui c'è questo importante prodotto. Chef, cosa ci hai preparato? Insomma, siamo curiosi, questo giallo che spicca che cos'è? È la zucca Bertagnina che facciamo qui a Dorno e facciamo questo risotto con la zucca Bertagnina. Oggi l'abbiamo fatto con la zucca e profumato alla cannella, però si possono fare molti altri risotti con melograno, con la zola, con taleggio e tante altre. Poi qua abbiamo i nostri tortelli di zucca con burro e salvia. Poi da qualche anno abbiamo introdotto anche delle pizze.
Ah, eccolo, eccolo, ecco. Quindi non solo i piatti della tradizione, insomma, ovviamente il risotto è un piatto tipico, l'omellino, il riso carnaroli, eccetera. Però vedo che, insomma, anche la tradizione partenopea, quella della pizza, tu ovviamente l'hai trasformata come una tradizione locale aggiungendo l'ingrediente della zucca, insomma. Tre tipi diversi, giusto? Sì, qua ne abbiamo solo tre tipi, ma noi facciamo 6-7 tipi di pizze diverse con la zucca. Ecco, questa qua, con le cipolle mi sembra, giusto? Questa qua è col pomodoro, zola, cipolla e la zucca bertagnina. Quella invece? Questa qua è pomodoro, mozzarella, taleggio e la zucca. Invece quella è un po' più senza pomodoro, giusto? Sì, quella lì è come la margherita con la crema di zucca e mozzarella. Quindi tutti i prodotti tipici, ovviamente. Vedo che lì c'è anche una selezione di vini, ovviamente, del territorio. Sempre del territorio, il riso, usiamo sempre il riso della Lomellina per i nostri primi piatti dei risotti e anche la facciamo abbinare con del vino dell'Oltrepò. Bene, chef, un brindisi alla zucca bertagnina per concludere questo davvero momento significativo gastronomico e, insomma, grazie. In bocca al lupo in cucina, come si suol dire. E buona giornata a tutti. Siamo risaliti nuovamente in macchina sulla nostra Ford Fiesta, ci siamo lasciati alle spalle Dorno, percorreremo la campagna Lomellina e raggiungeremo a questo punto Zinasco, un'importante realtà prevalentemente agricola alle porte del Pavese. Andiamo! Eccoci arrivati a Zinasco. Sindaco, come stai? Buongiorno e buona giornata. Sindaco, insomma, noi siamo arrivati a Zinasco, paese presumo agricolo, con tanti servizi, un paese, insomma, che ha tanto da dare ai propri cittadini. Sì, sì, è un comune a misura d'uomo, è quello che dico sempre, che anche i servizi sia servito da tre stazioni nel comune, ferroviarie, a una linea autoguidovie che sia nelle frazioni di Bombardone, di Zinasco Nuovo, Zinasco Vecchio e Serrano fa un ottimo servizio. E quello che dico sempre, siamo immersi nella natura, è un comune agricolo dove si può dire, va bene, io sono di parte, comunque è un comune dove si vive veramente bene, un posto ancora tranquillo. E abbiamo un territorio molto vasto perché all'incirca è sui 30 km quadrati e in questi 30 km quadrati abbiamo sia il torrente Terdoppio e una parte anche del fiume Po. Addirittura abbiamo dei terreni del comune di Zinasco oltre il Po. E devo dire che poi andremo sicuramente a vedere il nostro territorio, dico sempre alle persone che non conoscono questa parte che è al confine tra la Lomellina e il Pavese, che è veramente, veramente posti veramente carini e ospitali. E anche ultimamente stiamo
dopo 45-50 anni che ci chiedevano questa pista ciclabile che unirà il paese di Serrano con Zinasco Vecchio. E di conseguenza c'è già una pista ciclabile che unisce Zinasco Nuovo a Zinasco Vecchio. Si cerca di tenere più unito il comune e dare la possibilità alle persone in sicurezza di spostarsi in bici o anche a piedi nelle varie frazioni. Massimo, tu dicevi appunto che siete un paese agricolo. Sono davvero molte le tradizioni, anche sotto il profilo folcloristico, legato al mondo dell'agricoltura. Sì, abbiamo la festa del patrono a Zinasco, che è la festa di Sant'Antonio, che tutti gli anni vengono offerti dei salamini, ci sono le solite bancarelle che rendono il paese più vivo, e si cerca anche con la Proloco di fare feste, non solo la festa di Sant'Antonio, ma anche le varie feste nei vari frazioni, perché anche a Serrano si organizza festa non competitiva podistica a piedi. A Zinasco Nuovo abbiamo il PG Roma, che è un centro comunale che gestisce veramente bene la Proloco, dove organizzano ogni fine settimana nel periodo estivo delle feste dove si può danzare e si può anche mangiare del risotto con la salsiccia, che diciamo che è la nostra tradizione. Non solo tradizione gastronomica, non solo agricoltura, ma anche tanto verde. Tu hai già citato che siete proprio al confine col Pavese, ma anche al confine con due importanti corsi d'acqua che sono il Terdoppio e il Po, sì, con scorci davvero significativi anche sotto il profilo ambientale. Sì, perché anzi noi ci teniamo, come amministrazione ci teniamo al nostro territorio, cerchiamo di migliorare, e tanto più anche questa nuova pista ciclabile che è stata creata tra Serrano e Zinasco va proprio in prospettiva di far vedere il nostro territorio ed essere in aperta campagna, in sicurezza, che qualsiasi famiglia vuole fare un giro in bicicletta tranquillamente si può spostare senza pericoli. Massimo, andiamo a fare il giro del tuo paese? Certo. Insomma, è un piacere. È un piacere. Andiamo. Con piacere. Tradizione religiosa dedicata alla Vergine, molto sentita qui a Zinasco. Molto sentita, infatti l'ultima domenica di maggio c'è una festa che si fa tradizionalmente, dove c'è una chiusa sul Terdoppio. Nell'occasione vengono allestite i famosi barcè con illuminazioni che fanno un pezzo del Terdoppio fino ad arrivare alla chiusa. Dopodiché si fa una cerimonia. Lì vicino alla chiusa c'è un'area del comune che è stata attrezzata per i ricevimenti, per le feste, e viene sempre una festa molto, molto carina e molto frequentata. Solo, se non mi sbaglio, da chi abita qui a Zinasco, ma anche dall'intera Lomellina arrivano. C'è sempre molta gente che viene anche dai paesi fuori. Nel passato c'erano molte più barche che venivano anche dai comuni limitrofi. Adesso pian piano stiamo tentando di rilanciare ancora l'idea, che è molto carina e simpatica e molto apprezzata dalla gente. Siamo in una delle aziende agricole di Zinasco che produce ovviamente ortaggi, un'imponente azienda, infatti lo si vede da questa grandissima serra che produce ovviamente ortaggi a chilometro zero. Sì, siamo in realtà non una grandissima azienda, la nostra estensione è su circa 4 ettari, l'azienda si chiama Gli Orti di Sairano,
È un'azienda che nasce oltre 20 anni fa, però da 10 anni si dedica completamente alla vendita diretta, quindi noi coltiviamo ortaggi e frutta e la rivendiamo direttamente al consumatore finale. Abbiamo deciso di investire in questo percorso, quindi di coltivare ortaggi e frutta, e quindi di stagione ovviamente, e poi rivenderla direttamente al consumatore finale, freschissima, coltivata con criterio, in sostenibilità ambientale, e rivendiamo tutto nel nostro punto vendita aziendale qui a Sairano e anche nei mercati di Campagna Amica di Pavia e di Vigevano. Quindi consiglio anche di guardare magari il nostro sito, di buttare un occhio per vedere come trovarci. Il sito è www.aziendaagricolagliortidisairano.it e nulla, venite a trovarci. Ecco, la stagionalità quanto è importante per una che produce, per un'azienda che produce ortaggi, ma anche quanto è importante per l'utilizzatore finale, quindi lo chef o la massaia di tutti i giorni. Beh, sicuramente acquistare un prodotto a chilometro zero significa innanzitutto andare a evitare di impattare sull'ambiente, quindi il prodotto viene raccolto e non subisce grandi trasporti, quindi è freschissimo, è fresco, non è stato trattato, quindi viene raccolto in maniera intelligente. E poi maturando sulla pianta il prodotto non viene raccolto acerbo, viene raccolto a maturazione completa, e quindi questo gli permette di avere tutti quei principi, tutte quelle caratteristiche organolettiche che solamente un prodotto maturato sulla pianta possiede. A Zinasco si fa anche un apicoltura stanziale, così si dice, tipica proprio di questa zona. Certo, facendo apicoltura stanziale, quello che facciamo adesso, si possono fare dei mieli che descrivono il territorio, cioè anche assaggiando un cucchiaino di miele possiamo capire in che territorio siamo e descriverlo. Qui appunto possiamo, diciamo, iniziamo con l'acacia, Robinia pseudoacacia, per poi passare al millefiori estivo e finendo poi nel melata. È un miele molto più scuro, si passa dai mieli più chiari, l'acacia, fino al miele più scuro. Quali sono i passaggi fondamentali per creare un buon miele? Beh, per creare un buon miele bisogna partire sicuramente dall'arnia. Già l'apicoltore, quello che fa nell'arnia è molto importante, fino a poi arrivare proprio al vasetto, anche alla conservazione, perché il miele comunque anche lui, anche se questo si conserva a lungo, se viene conservato ad una temperatura giusta può anche invecchiare di meno, quindi riuscire ad avere un prodotto integro e che si dà quindi poi al consumatore un prodotto eccellente. È vero che il miele, se dosato nel modo giusto, è un toccasana per la salute e addirittura può sostituire anche il classico zucchero nel latte, nel caffè latte, eccetera? Certo, il miele, diciamo che oltre allo zucchero, diciamo quello comunemente bianco, il zucchero bianco, il miele non è solo zucchero, anche perché è uno zucchero semplice, cioè abbiamo fruttosio e glucosio già divisi, e quindi più digeribile, e è un prodotto che è completo, anche perché non è solo zucchero ma anche altre sostanze come possono essere vitamine, polifenoli, quindi antiossidanti. È stato visto che i mieli più scuri hanno un maggior potere antiossidante, quindi la caccia un po' di meno, ma abbiamo la melata scura molto più antiossidante, quindi un prodotto, un alimento completo, ecco. Raccontiamo adesso una storia davvero curiosa. Non tutti sanno che a Zinasco, e precisamente la frazione Sairano, si produce un tipo di fieno adatto per i maneggi per cavalli sportivi. Insomma, una realtà davvero unica, penso, su tutto il territorio. Sì, esattamente. Questi qua erano infatti delle zone in cui c'erano dei prati marcitoi, cioè delle marcite che davano appunto da mangiare a tutte le vacche da latte che c'erano nella zona.
al momento questa cultura, i campi marcitori sono stati rotti per lasciare spazio alle risaie, comunque ai campi di grano turco e soia, che sono le culture tipiche della zona. Noi abbiamo, seppur non ricostituendo le marcite, comunque abbiamo portato ancora all'interno del comune questa cultura, quella dei prati, con una miscela praticamente studiata per la digestione dei cavalli, quindi adatti per i cavalli sportivi. Che differenza c'è tra questo fieno, quello che abbiamo qua proprio sotto i nostri piedi, e quello, diciamo, classico fieno che si dà ai bovini? C'è una miscela particolare, parlava? Sì, c'è una miscela che è stata studiata insieme a dei veterinari ed è ottimizzata per la digestione degli equini, che è diversa da quella dei bovini, che hanno un rumine mentre gli equini non ce li hanno. E non contiene la tipica erba medica che di solito si dà ai bovini ed è appunto ottimizzata per il cavallo sportivo. Inoltre c'è la possibilità, quando il tempo non lo permette, di utilizzare un essiccatoio aziendale che permette di portare l'umidità relativa del fieno che arriva dalla campagna al di sotto il 10%, in modo da evitare che anche durante la maturazione del fieno ci siano delle fermentazioni anomale che poi danno problemi all'apparato respiratorio del cavallo stesso. Adesso ci siamo seduti, però questa forma qui, questa ballotta come la chiamate voi, è proprio ideale per il trasporto all'interno di ippodromo o di stalle particolari. Esattamente, grazie a questo formato riusciamo a lavorare in campagna con la meccanizzazione agricola tradizionale. Però una volta che viene stoccato nelle aziende dei clienti, quindi nei maneggi, questo formato può essere facilmente movimentato anche dagli staglieri senza l'ausilio di meccanizzazione dedicata. Sono dei ballotti che pesano sui 120 kg, di conseguenza con un semplice carrellino portapacchi si possono stoccare e portare vicino ai cavalli in totale comodità. Campagna aperta, ovviamente tanto riso qui a Zinasco, grandi varietà storiche locali come Carnaroli, Baldo, Arborio, ma qui dietro di noi si sta seminando, Francesco, un tipo di riso un po' particolare, il Selegno. Esatto, Selegno è una varietà che era stata costituita da Lenteresi anni fa, però poi si è un po' fermato sul mercato perché non aveva nessuna collocazione. Adesso ultimamente è rinata perché viene usato molto per fare sushi, quindi va nei ristoranti giapponesi, viene ricercato in tutta Europa e è da 3 anni che stiamo producendo anche questo tipo di riso. Qual è la caratteristica principale di questo Selegno? Mi sembra che, se non sbaglio, ha poco amido, giusto? Sì, è basso, molto basso di amido, quindi ha una collosità molto alta. Quando viene praticamente cotto tende a incollarsi da solo, senza quindi dover aggiungere additivi o collanti per farlo stare insieme, insomma, attaccato. Francesco, poi ovviamente, come dicevo all'inizio, la tua azienda agricola produce i grandi risi tradizionali. Se, da sempre, abbiamo sempre fatto Carnaroli o altri risi super fini, che Carnaroli è il riso migliore che ci possa essere per fare i risotti. Poi vabbè, dipende anche dove viene prodotto, perché noi qui abbiamo la fortuna di avere dei terreni che sono qui sopra in alto, ma abbiamo la maggior parte dell'azienda è nella vallata del Po e sono i terreni ideali comunque per produrre questi tipi di risi che, insomma, hanno delle caratteristiche molto, molto buone. Francesco, ti lasciamo al tuo lavoro di semina, so che devi scappare, grazie mille, grazie. La baracca
che è il Bar dal Ciuc. I nomi sono già tutti un programma, eh? Esatto, esatto, sono un programma perché sono partiti dal nulla, dal niente, da un'area un po' abbandonata. Noi pian pianino l'abbiamo recuperata, ripresa. Ci siamo un po' imposti anche noi di Zinasco di farlo rivivere e momentaneamente ci stiamo riuscendo, sperando dal 2014 arrivare oggi di continuare in positivo, soprattutto grazie anche al nostro sindaco Massimo Nascimbene, che grazie a lui ci sta portando insieme anche alla Proloco di Zinasco Nuovo, insieme a noi arriviamo a oggi. Oggi che è già qualcosa di diverso, qualcosa di vivo. Speriamo nel futuro di continuare, di crederci tutti insieme, uniti al presidente Latilio Cozzi, al vicepresidente Giuseppe Villani e all'altro operaio, praticamente lo Stefano. E voi qui ovviamente è un'area dove ci si diverte, dove si mangia anche le classiche baraccate, come si suol dire da queste parti, si beve qualche bicchiere e insomma ci si diverte. Infatti tra una fetta di salame, un panino, la famosa bisacca, qualche pesciolino fritto, qualche rana della Lomellina, speriamo di continuare a portare avanti il nostro gruppo, la nostra idea, l'idea del sindaco Massimo Nascimbene. Se un domani qualcuno vorrà seguirci sulle nostre orme, sulla nostra idea, sulla nostra attività, benvengano, noi siamo qui a braccia aperte ad aspettarvi. Angelo, per ora qualche volta vi verremo a trovare, perché qualche bicchiere lo dobbiamo bere anche noi. Beh, sinceramente vi ospito io a mio nome, fumo una bella baraccata qui in la baracca di Madunei. Grazie. Un'altra bella realtà agricola a Zinasco è proprio questo allevamento allo stato semibrado. Ce ne sono pochissimi davvero in provincia di Pavia, forse addirittura sei l'unico. No, l'unico no, però insomma sono uno di quelli che sta cercando di spingere il semibrado, no? Ancora come una volta, proprio l'allevamento come si faceva una volta e con una distribuzione di carne, diciamo, di un certo tipo di qualità, no? Che si può trovare in Piazza del Carmine con i mercati di Campagna Amica e via Pastrengo e Vigevano, Piazza dei Martiri. Insomma, noi cerchiamo di fare un lavoro un po' particolare, no? Ancora alla vecchia maniera, naturalmente. Cosa significa allevare allo stato semibrado? Allora, allevare allo stato semibrado vuol dire, logicamente, distribuzione dell'erba la sera e pascolo, diciamo, naturale di giorno, no? Portate fuori all'esterno, diciamo, nei boschi, nelle cose, no? E vengono, diciamo, nutriti di queste erbe strane, cioè diverse da una dall'altra, e i sapori della carne li prendono, no? Nel buono, nel cattivo che ci siano, no? È una cosa un po' particolare rispetto, diciamo, alla normalità degli insilati, delle varie cose che al giorno d'oggi vanno per la maggiore. Logicamente uno fa insilato o fa mangime, logicamente l'animale viene più facilmente, no? Il semibrado ci vuole un po' più di tempo a poter ottenere un risultato alla fine, però si ottiene un risultato alla fine di qualità. È quello che io intendo fare e faccio. Quali sono le razze che tu allevi? Razza bovina piemontese. Per me, diciamo, è oltre diciamo, a piacermi come animale, è molto docile, ha un incremento lo stesso facendo questo semibrado e poi resiste alle nostre condizioni climatiche facilmente. Qual è, diciamo, la caratteristica principale in cucina di questa carne? Ah, non ha, è la più bassa in assoluto di colesterolo come carne, molto magra, perché la carne piemontese se ne fa tanta, diciamo, come qualità, e è molto magra rispetto alle altre carni sul mercato, no? Secondo me è consigliabile e è molto morbida alla fine, diciamo, della cucina, resta molto morbida rispetto ad altre carni che trovate. Lo
Luca, ci siamo spostati dal tuo allevamento e diciamo la trasformazione. E qui c'è invece, come dicevi tu adesso, la trasformazione su questo magnifico banco. Partiamo da là in fondo, cosa troviamo? Allora abbiamo delle pancette di maiale di 2 quintali, no? Sia aliata che normale, la nostra produzione è il classico lardo di una volta, stagionato in cantina così. Poi abbiamo diciamo, il cotechino, che noi diciamo siamo un po' una tradizione un po' da tanti anni, e abbiamo i salami crudi, salame crudo, pasta di salame per un buon risotto, salsiccia con salsiccia di una volta fatta ancora noi con vari particolari, nostre cose segrete che facciamo noi. Poi abbiamo il sugo di brasato, che questo qua è una cosa che cucino io personalmente, che è il condimento per i nostri ravioli che produciamo noi, no? Un sugo in bianco, e le tagliatelle fatte con un grano particolare che arriva dal Campanino di Cremona, no? Che producono loro, zero, farina zero. E questo qui è il cesto della Silvia Manna, che avete prima avete visto il suo coso, che noi ci teniamo a fare anche prodotti con in concomitanza noi e loro. Insomma, da quello che abbiamo capito, quella cascina rissolina è davvero un tempio del gusto lomellino, insomma. Poi proveremo a assaggiare qualcosa. Ben volentieri. Siamo giunti purtroppo alla fine del nostro viaggio di itinerari, chiudiamo qui questa puntata, io vi do l'appuntamento alla prossima settimana e ricordiamoci tutti che la provincia di Pavia è una terra da visitare ma anche da gustare. Alla prossima!